Il Giro d'Islanda come nuova tappa per l'inclusività e per spiegare, una volta di più, che i limiti sono soltanto quelli che noi ci imponiamo. È questa la nuova impresa che Andrea De Vicenzi, di Martignana di Po, sta preparando e che inizierà l'8 luglio, andando avanti poi lungo un percorso di 2200 km diviso in 21 tappe. Andrea, amputato all'età di 17 anni a causa di un incidente in moto, dopo tante sfide a piedi, torna sulle due ruote e lo fa con una macchina comunicativa di prim'ordine che gli consentirà di raccontare il suo percorso social giorno dopo giorno con video, foto e testi. A seguirlo Simone Pinzolo, Andrea Baglio e Alessandro Bocchi, tutti specialisti in comunicazione. Dopo 4 anni dedicati ai cammini, quest'anno, nel 2022, riparto da un'avventura in sella alla mia bici in Islanda. Saranno 2200 km dove alzerò ancora di una sticella i miei limiti, appunto in sella alla bici. Coinvolgerò persone, sanno già del nostro arrivo in terra islandese, come una grande squadra. Ci sarà maltempo, ci sarà un forte vento che in tante occasioni decideranno, ci daranno loro le tempistiche, ma siamo pronti anche a risolvere le difficoltà e accogliere, diciamo così, l'inaspettato. A sostenere Andrea, oltre al presidente del CONI Giovanni Malagò, con un videomessaggio, l'ente provincia di Cremona, i comuni di Casalmaggiore, Martignana di Po e Rivarolo del Re, il CONI, il CIPE, la Federciclismo e il main sponsor Casalasco Società Agricola SPA con la D Costantino Vaia. Proprio nella sede di Rivarolo del Re si è tenuta la conferenza di presentazione. Un progetto molto innovativo e soprattutto un progetto che ci ha proposto Andrea, quindi col suo entusiasmo, con la sua dinamicità. Abbiamo già condiviso con lui anche altri progetti, tra cui l'ultimo, il Cammino sul Po, condividendo quelli che sono un po' i valori che stanno alla base, che sono comunque valori comuni tra la nostra società e anche questo progetto. È senz'altro un'impresa straordinaria che però un atleta come Andrea sarà senz'altro in grado di superare.